Ciao a tutti, benvenuti o bentornati nel mio canale. Io sono Arwen ed oggi continuiamo con Isui. Dobbiamo fare l'ultimo episodio di Isui. Quindi cominciamo subito perché la nostra protagonista pare che nel penultimo episodio si stava ricordando cosa è successo ai loro genitori l'ultimo giorno che li ha visti, quindi praticamente il giorno che dice sono morti. Quindi direi subito di andare a vedere e scoprire cosa realmente è successo, se si può ricordare qualcosa. Speriamo, almeno noi veniamo a sapere e a conoscenza di altro. Quel giorno il papà mi aveva detto: Ariel, vieni con me e scappiamo. Ovviamente, se tuo padre dice così, significa che c'è qualcosa di veramente grave. Non devi stare qui prima che sia troppo tardi. Presto! Che succede, papà? Dove vuoi andare? Vuoi andartene da questa casa? Anche la mamma viene? No, lasciamo qui Isabella. Ariel, ce ne andremo solo io e te. Ma perché? Perché la mamma non viene con noi? Non dirmi, ti vuoi separare dalla mamma? È impossibile, ma andavate così d'accordo. Ho amato Isabella, perciò ho per tutto il tempo distolto lo sguardo dai suoi comportamenti strani. Ma ora siamo giunti al limite. Se starai ancora qui, anche tu. Io? Scusami, Ariel, ma non voglio farti provare la solitudine. Io ti amerò anche per tua mamma. Ti farò felice. Che cosa ha appena detto? Ha appena detto che mi amerà anche per la mamma. Davvero? Ho amato tantissimo la mamma e il papà. Però anche un bambino può capire il forte desiderio di monopolio della mamma. Non volevo far arrabbiare mia mamma e non sono mai riuscita a farmi coccolare abbastanza quando ero davanti a mia mamma. Però il papà mi ha sempre coccolata e ora lui mi ha appena detto che mi amerà ancora di più di adesso. In più, l'amore profondo che aveva riversato verso la mamma si è ormai affievolito. Forse quell'amore così invidiabile che aveva riservato sulla mamma ora lo darà a me. Ed è proprio per questo che la madre è impazzita, probabilmente. Mi dispiace lasciare la mamma. Sono triste. Questo sentimento non era una bugia, ma non ho potuto non ridere. Perciò, Ariel. Il papà mi sta parlando con un po' di agitazione, ma si ferma e mi guarda trasalito. Certo, non è normale che lei si metta a ridere in una situazione del genere. Che succede, papà? Ariel, perché mi guardi così? Come? Che faccio ho fatto? Non lo so. Perché mi guardi a quel modo? È come se fossi impaurito. Non devi, Ariel. Tu, solo tu, non diventare come tua madre. E il papà, che si è appellato come in preghiera, mi abbraccia forte. Possibile che non capisce questa? Il mio cuore è appagato. Sono in estasi per il fatto che mio papà mi abbia scelta. Ma Luke, che stai facendo? Eccola! Isabella, perché avevi detto che non saresti tornata fino al calare della luna? Era così, ma avevo un qualche presentimento e ho concluso prima. Ehi, dov'è il maggiordomo e le cameriere? E poi, in entrata c'è un'enorme valigia. Dove stai andando? Non avrai intenzione di lasciarmi qui sola e portare Ariel con te? Isabella. Aspetta, mamma, non arrabbiarti. Calmiamoci e parliamo, ok? Mamma? E mi fissa con due occhi geliti che non le ho mai visto. Ariel ti ha sedotto, vero? Vero, Luke? Ma che sua figlia seduce il padre? Ma vabbè che sappiamo che le sirene sono fuori di testa, ma ad arrivare a questi livelli. No, ma che stai dicendo? Lei non è così. Mamma! La solita, elegante e orgogliosa mamma che conoscevo. Non c'era lì davanti a me. Lei non è così? Ah sì? Allora perché stai cercando di sparire davanti ai miei occhi? Ecco,
Io voglio bene a Ariel, è figlia mia e tua, dopo tutto. L'abbiamo cresciuta. Ma se mi porti via Luke, la storia è diversa. Eh? Le mani della mamma che mi toccano il collo erano come sempre gentili e all'inizio non avevo capito. È un peccato se qualcuno ti uccide. Tranquilla, le mani della tua mamma ti guideranno. Ma ci sta strozzando, ecco. L'avevo detto, era impazzita. O se la sarebbe presa con noi o con il nostro padre. Mi stritola il collo con tutta la sua forza. Non riesco più a respirare e comincio a sudare. Anche se chiedo disperatamente aria, mi stringe con forza e non riesco a muovermi. Scusami, Ariel. Perdona la mamma. Ma col cavolo. Che dolore. Io sto morendo? No. No, no. Aiutami, papà. Eh? La forza che mi stritolava si affievolisce di colpo. In quell'istante spingo il corpo della mamma lontano da me e scappo. Tossisco tenendomi il collo e fisso mia mamma. Nella schiena di mia mamma vedo piantato un coltello. Quindi è nostro padre che ci ha difeso. Luke, perché? Luke, ho paura. Ho paura, così morirò. E certo, voleva ammazzare noi, ma muori tu. Scusa, eh. Sento la voce di mia mamma che piange debolmente. Ne ho abbastanza di te. Anche se ti amavo, perché non ti soddisfa quella felicità? Perché cerchi di uccidere persino tua figlia? Perché, mi chiedi? Ovvio. Perché io amo te più di chiunque altro, Luke. Il tuo desiderio di monopolizzare e la tua ossessione mi facevano paura. Scusami, Isabella. Sul suo abito bianco brillante si allarga una macchia rossa di sangue. Anche il sangue fresco sembrava essere un accessorio che la rendeva ancora più bella. Oh, sto morendo. Sono triste, troppo triste. Non poterti incontrare più, non poter più camminare mano nella mano con te. Isabella. Quindi mi ucciderai così potrai andare via a vivere con Ariel? Io non lo permetterò. La mamma inizia a cantare. Le canzoni delle sirene contengono poteri magici che possono manipolare le altre razze. Che stronza. Papà! La mamma possiede dei forti poteri magici che viene definita una cantante rara e proprio a causa di questa dote sia il corpo sia la mente finiscono per essere dominati. Il papà inizia improvvisamente a soffrire, si guarda attorno, come se non riuscisse a focalizzare ciò che lo circonda. Ma perché non la uccidiamo noi, questa mamma? Facciamola fuori, così lascia in pace papà. Papà, fatti forza, papà! La. Mi verrebbe da dargli un ceffone. La mia voce non riesce a raggiungere il papà, anche se provo a dargli un ordine di obbedienza. Se la mamma non smette di cantare, non ha senso. Perché non la pugnaliamo un'altra volta al cuore, così se la smette? Non ci credo. Che intenzione hai? Manipolato dalla mamma, il papà allunga le mani verso un'opera d'arte che ha appesa al muro. Ciò a cui si avvicinano le sue dita tremanti è un coltello affilato. Con un'espressione di sofferenza, papà gira la lama verso se stesso. Mamma, fermati! Fermati! Senza pensarci, il mio corpo si muove. Questa era un'azione per salvare mio papà. Spingo ancora più profondamente il coltello sulla schiena della mamma. Ma ciò nonostante, la canzone della mamma non si ferma. No. No, fermati! Quando me ne resi conto, stavo fissando il vuoto stordita in un mare di sangue. Sia la mamma sia il papà sono immobili in un lago di sangue. Siete morti? Tutti e due? Il papà non poteva fare nulla contro la canzone della mamma. E come ha voluto la mamma, il papà si è tagliato la gola senza esitazione. Oddio, questa è la realtà?
fissò i corpi della mamma e del papà e iniziò a piangere. Poi suona il campanello di casa. Chi è? Il campanello suona più e più volte. Poi cominciano a bussare insistentemente. Perché è successo questo? Non riesco a pensare a nulla, ho la testa vuota. Quanto sarà passato da allora? A trovarmi immobile fu un maggiordomo che lavorava nella villa. All'inizio tutti pensavano che fosse entrato un ladro e mi trattarono gentilmente, ma sul coltello nella schiena della mamma c'erano solo le mie impronte e quelle del papà. Quando risultò chiaro questo, sono stata considerata la colpevole della scena e del papà. È stato detto che si era ucciso per lo scempio che si era consumato. Ecco, mi sembrava strano, non poteva essere lei. Quando finisco di raccontare la mia storia, Isui si mette a ridere aspramente. Ma perché ride? È una scena inquietante. Quindi anche tu eri una sirena avida che odio. Dopo essere stata scelta da tuo padre, eri contenta, no? Tu eri amata a sufficienza da tua madre, ma ciò nonostante ti sentivi superiore quando i due si sono fraintesi, vero? Non riuscivo a rispondergli. Dentro di me esiste la stessa follia di mia mamma. Le sirene, quanto sono avide, vero? Vedo Isui ridere tristemente e sento che il suo cuore si sta allontanando da me. Ormai non c'è più nulla da fare. Finché sarò una sirena, lui non mi considererà. Vorrei trattenere i suoi, ma non so come. Non importa quanto mi neghi, non posso cambiare la mia razza. Perché non va bene il senso di superiorità? È parte di me. Accettami come sirena. Persino tu hai detto che mi vuoi bene, no? È strano che sia solo io ad amarti così tanto. Come al solito hai una tale fiducia nel dire queste cose. Non ti vergogni neppure. Ma sì, non ho pensato che tu fossi carina solo una o due volte. E allora? Allora, se ci amassimo e se nascesse un tritone, tu cosa faresti? Alla domanda dei suoi trattengo il fiato. Man mano che crescerà, di sicuro diventerà più bello di te. Se si avverasse quel futuro, riusciresti ad accettarlo? Al bambino che nascerebbe, non faresti passare la mia stessa sorte, vero? Certo che no, io non lo farei. Volendo trattenere i suoi, finisco per urlare. Non so cosa ci sarà in futuro. Non c'è una ragione precisa con cui posso dare un giudizio. E Sui non ha considerato questa possibilità. E lo dici dopo che mi hai scelto solo perché ho un viso brutto? Pensi davvero di riuscirci? È davvero la fine? Mi copro il viso con le mani per la respirazione. Se Isui non fosse un tritone, potrei fargli fare quello che voglio. So anche che Isui disprezzerebbe questo pensiero. Tuttavia, non posso fare a meno di pensarlo. Ovviamente siamo una sirena. Si tratta dell'avidità delle sirene? Ah. All'improvviso mi ricordo delle parole della mamma. Ehi, mamma. Anche io un giorno potrò diventare come te? Certo, Ariel, dopo tutto tu sei mia figlia. Certo, andiamoci proprio, vantiamocene. Mamma, ora riesco a capire bene le tue parole. Io sono diventata come la mamma. Sono una donna avida. In quel momento mi sono decisa. A non vedermi alzare il viso, Isui mostra una reazione. Ariel, che stai facendo? Ti stai graffiando il viso? Smettila! Con tutta la mia forza punto le unghie sul mio viso e tolgo la pelle. Isui mi prende le mani, ma continua a metterci forza. Aia, aia, aia! Ma devo premere di più forte, molto di più! Non ha senso se non premo abbastanza da lasciare delle ferite. Imprimo nelle mani poteri magici e faccio diventare le unghie più affilate. Perché fai così? Non sottovalutarmi. Sono diversa dalle altre sirene che pensano solo alla bellezza. Se l'ossessione per la bellezza è un ostacolo, allora non ho paura di allontanarmene. Brava, così Ariel. Faglielo vedere. L'arroganza di Ariel è in qualche modo una maledizione. Vedete che avevo ragione, cara Evan.
Si potrebbe anche dire che è il lavaggio del cervello ereditato dal suo sangue. Tu devi essere perfetta. Chi l'ha deciso? Sei stata tu a decidere la tua strada, oppure... Chi l'ha deciso è il sangue delle sirene, ma il mio futuro lo deciderò io. In un dolore quasi rovente la mia faccia diventa tutta rossa. Madonna, è tragico questo ultimo episodio. Ariel! Il suo impallidito mi tampona le ferite del viso con un asciugamano. Solo che per la grande quantità di sangue che esce, l'asciugamano si imbeve a tal punto da far gocciolare il sangue sul pavimento. Ma che diavolo stai pensando? Se fai così, ora ho un brutto viso. Cosa? Così, non importa che bambino nascerà, perché sarà di sicuro più bello di me. Sebbene sia molto triste, è una sensazione strana. Perché in questo giardino sono sollevata di non dover più competere con nessuno. Ora, anche se mi troverò davanti a Yugu, ho la sensazione che starò bene. Ma per voi sirene, la bellezza è una cosa importantissima. No, piuttosto che la bellezza, io desidero te, Isui. La sirena che hai in me ha, contro l'istinto, buttato via la bellezza. Ehi. Mi impegnerò anche a buttare via la mia arroganza e la mia ossessione istintive. Perciò, per favore, non gettarmi via solo perché sono una sirena. Guardami per come sono davvero e non per il mio sangue. Anche se mi bruciano quando cadono sulle ferite, non riesco a smettere di piangere. Oh! Immagine! Piangi anche tu, Isui? Tu sei proprio stupida. Farti addirittura queste ferite. Non importa, anche perché se ho queste ferite tu riesci ad amarmi, no? Come io ho amato la cicatrice di quella tua bruciatura. Mi avvicino alla cicatrice di Isui e la accarezzo dolcemente. Ah, mi hai messa al muro. Perdere la tua ossessione, la tua arroganza? Non dire stupidaggini. Tutto ciò che hai fatto per mettermi al muro è stato traboccare di arroganza a ossessione. Ma basta ora. Ho deciso di guardarti per quella che sei. Sebbene Isui mi stia parlando, perdo lentamente coscienza per il mio dolore. Sono sicura che quando mi risveglierò, Isui mi guarderà, rispetto a chiunque altro, in maniera più gentile. Ti voglio bene, Ariel. Oh, finalmente. Sono riuscita a sentire le parole che volevo sentirmi dire. Un tiepido calore mi cade sulle labbra. Senza ombra di dubbio, sto provando un sentimento così felice da non aver mai provato in tutta la mia vita. E pian piano socchiudo gli occhi. Oh, che bello! Finalmente! Finalmente, ragazzi, siamo arrivati alla fine anche di Isui. E dovrei dire anche l'immagine di Isui è molto carina. È dolce lei che l'accarezza. E sono stata contenta che ha cambiato idea. Si è resa conto che la madre in realtà è una vera pazza. E si è resa conto appunto di non voler diventare come la madre. E questa cosa mi ha fatto veramente molto felice. Perché... Cioè, basta con questa storia che lei dovesse essere come la madre. Meno male che ha aperto gli occhi, si è resa conto che diventare una sirena come la madre e come tutte le altre sirene non sarebbe convenuto per lei e per chi sta vicino a lei. E quindi facendo in questo modo, rovinandosi un po' il viso, perdendo la sua bellezza, diciamo, almeno quando avrà un bambino non sarà ossessionata da volerlo uccidere. Quindi, meno male, sono contenta, almeno ha fatto un gesto giusto. Ecco, voi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Noi come al solito ci vediamo in un prossimo video. Fatemi sapere se volete anche Rion, perché se no ve lo porto, se no non lo porto. Pensavo di portarlo comunque, non ci sono problemi, però fatemi sapere chi lo vuole vedere Rion. Noi come al solito ci vediamo in un prossimo video. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti e attivate la campanellina. Se volete seguirmi anche su altri social, vi lascio i link in descrizione. Condividete questo video con i vostri amici e le vostre amiche. Un bacione e al prossimo video. Ciao!